Ciao a tutti ragazzi, io sono Franny e ben ritrovati sul mio canale. Il video di oggi probabilmente sarà molto molto veloce perché sono uscita a fare una passeggiata perché pioveva e naturalmente ero rigorosamente senza ombrello, per cui sono tutta bagnata e dovrei andare anche ad asciugarmi i capelli prima che mi venga una broncopolmonite o qualcosa del genere. Ma mi sono arrivati dei pacchi e voglio spacchettarli insieme a voi perché voglio farlo, quindi apriamoli. Io direi di cominciare da questo qui perché so cosa c'è all'interno e voglio aprirlo, non vedo l'ora. Oddio! Oddio, ok, ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare? Forse. Come si apre questo pacco? Le persone che li spacchettano con una mano sola, come fanno? Come fate? Perché io neanche con una forbice a due mani ce la faccio, quindi probabilmente non dovrei tagliare qui, ma lo sto facendo lo stesso. Se facessimo così, non ce la posso fare. Ce l'ho fatta! Signore. Si tratta naturalmente di una graphic novel della Tounoué perché insomma si riconosceva dal pacco e si tratta di Claire e Malou di Tauro e Chiara Caricola o Caricola, non lo so, spero di averlo pronunciato più o meno bene ed è carinissimo ragazzi, di una tenerezza assurda, lo adoro. Già questa cover è di una tenerezza assurda, io non ce la posso fare, l'adoro e poi no vabbè, le immagini all'interno ragazzi, qualcosa di... di fucciosissimo, lo adoro. No, vabbè, per favore, andate in libreria e sniffate questo libro. Io vi scongiuro. Andate in libreria e sniffatelo. È qualcosa di... Cosa ci avete messo qui dentro? Oddio, è buonissimo. Ah. No, ragazzi, oltre ai disegni assolutamente meravigliosi e alla pucciosità di questa graphic novel, anche l'odore è qualcosa di divino, io non vedo l'ora di leggerla. Me ne sentirete parlare presto, questo è poco ma sicuro. E passiamo adesso al secondo pacchettino, anche questo, ragazzi, è... Ah, non vedo l'ora di aprirlo, lo so che cos'è e sarà fantastico e sono emozionatissima perché mi sento quasi come se sto scartando un reperto archeologico e fra poco capirete perché, lo giuro. Ah, sono emozionata. Ok, questo come lo devo aprire? Ma questo è più facile. Oh mio Dio. No, è ingiallito. Wow, è ingiallito. Io... Oddio, non voglio rovinarlo, anche se... No, ragazzi. Rovinato, è bellissimo. Oh signore, e fa odore di vecchio. Oh signore, è qualcosa di... polvere. Allora, vi spiego un attimo perché non ce la posso fare. Ok, vi spiego subito. Adesso vi spiego tutto. Questo libro l'ho trovato usato su Amazon e dico che è reperto archeologico perché è un libro del 1980. Questo libro è 15 anni più vecchio di me. Cioè, io... Si vede che è 15 anni più vecchio di me ed è bellissimo. Oh signore, si tratta di Ghosts That Haunt You di Aidan Chambers. Ho recuperato il libro di Aidan Chambers del 1980. Non so cosa sia. Non so di cosa parli. Non mi interessa. So soltanto che dopo aver letto Dance on My Grave avevo bisogno di altro di Chambers. E quindi mi sono messa a guardare su Amazon i libri che erano disponibili. E ho trovato questo usato. L'avrò pagato forse 6 euro. Ma è del 1980. Ragazzi, del 1980 è ingiallito, è piccolissimo e odora di un libro che è stato in uno scantinato in qualche soffitta per chissà quanto tempo ed è bellissimo. Io non ce la faccio, è meraviglioso, lo adoro. Ragazzi, no, vabbè, questo unboxing è stato breve ma è stato intenso perché adoro le due cose che mi sono arrivate. Sono... Ah, bellissime! E sono troppo felice e sicuramente mi sentirete molto molto presto parlare di entrambe, per cui felicissima di aver trovato questo libro e grazie di cuore alla Tounoué per avermi inviato questa graphic novel, non vedo l'ora di leggerla e recensirla per voi, per cui... Quindi sì, io direi che questo video è finito, sono felicissima, spero tanto che sia piaciuto anche a voi, se così spolliciatelo e stalkeratemi sui vari social e noi ci vediamo molto presto. Un bacio ragazzi!